vedere, ve la sintetizzo velocemente. Quindi, sì, fa paura, però volevo fare tre slide, già così sono uscite tante. Allora, quindi la strategia che noi abbiamo individuato era quella di fare un unico inserimento dati. Quindi intanto dire ai operatori inserite una sola volta i dati, quando a check-in, perché comunque quando arriva il cliente, quando noi abbiamo un albergo, quando lo riceviamo, noi consegniamo la nostra carta d'identità perché ci deve registrare, quindi al check-in. Allora, in quel momento l'operatore deve, il nostro sistema deve essere utilizzato, quindi è in quel momento che interviene il sistema solo al check-in, per evitare di doverlo fare in un secondo momento. Al check-in, quindi che cosa facciamo? Facciamo inserire i dati che servono a noi come regione. Però, poi vedremo con gli altri due sistemi SPOT, chi usa la versione che noi chiamiamo completa, mette anche quei dati che servono per la polizia di Stato. Così si fa una sola volta la registrazione della persona e con un unico inserimento dati riusciamo a generare i due obblighi, riusciamo quindi a rispondere ai due obblighi, quello per l'Istat regionale e quello per la polizia di Stato. Questo è quindi quello che sarà scritto qui, sono i due adempimenti obbligatori per le strutture gestive, adempimenti per la statistica, che ripeto è un obbligo ISTAT, quindi comunque non è un obbligo della regione, è un obbligo ISTAT, è quello per la comunicazione delle prezze dei servizi. Qual è l'altra faccia della medaglia? Quella che con questi dati inseriti, poi gli operatori potranno utilizzare delle funzioni che gli consentono fare l'attività di fidelizzazione e marketing, quello che vi ho detto prima, la grafica dei clienti. Quello anche che vi consente di calcolare l'importo della tassa di soggiorno, quindi vi diamo un'esportazione del file, non che il comune vede i dati, assolutamente no, i dati non li vede nessuno. Però voi potete esportare dal sistema, quindi con solo clic, i dati che vi servono per compilare, per calcolare la tassa di soggiorno e dare. Quindi una serie di facility che dopo che avete fatto diciamo, il caricamento ritorna a voi. Allora, spot, ve l'ho più o meno detto, ci sono varie versioni. Perché varie versioni? Perché il target degli operatori può essere diverso. C'è l'operatore che ha già un suo gestionale. Allora, se l'operatore ha già un gestionale, vuol dire che già utilizza un sistema per essere dati. In quel caso, noi chiediamo all'operatore di contattare il proprio software house e di far sviluppare un modulo che consente di esportare i dati da gestionale verso il nostro sistema SPOT. Questa si chiama SPOT versione base. Quindi dal gestionale viene esportato il file che è conforme alle nostre specifiche, dopodiché voi entrate in SPOT versione base e fate l'upload del file. E avete finito. Avete fatto la vostra trasmissione alla regione. Esclusivamente questa. Poi invece c'è un altro target, quello delle strutture ricettive che non hanno il gestionale, ma che lo desiderano, magari non lo possono prendere, magari finora non si erano posto come problema. Allora, spot completo è un mini gestionale, perché oltre a fare rilevazione statistica, vi dà un piccolo la grafica clienti, vi dà la bilancio con la potenza di stato, vi dà una serie di funzionalità. Diciamo di base, non vogliamo fare concorrenza di gestionali, ma diciamo che dato quelle funzioni di base che per una struttura medio-piccola sono sufficienti. Quindi Spot Base è un sistema esclusivamente web, dopo essersi autenticati si fa l'upload del file, generato dal gestionale. E basta, i dati sono anonimi, perché il gestionale trasferisce dati anonimi, cioè la persona, cioè caro Zubino, che è venuto al nostro ospite, viene trasferito come cliente numero 111 e basta. Non vengono altre informazioni, cioè il nome non viene trasferito ai sistemi regionali, anche perché la regione dei nomi dei clienti non interessa, a parte il fatto che sarebbe una delle cose. In questo caso, per quanto le esatto, però in questo caso, con spot base, noi non abbiamo nessun collegamento con la questura, quindi. Poi, ma in genere il gestionale che già è collegato con l'energia di web. Quindi comunque sia spot base acquisisce esclusivamente i dati relativi al movimento dei clienti. Invece spot completo è il mini gestionale, ha una sua componente desktop, quindi che sta sul vostro PC.
PC, non va bene il tablet, non va bene lo smartphone. È esclusivamente il notebook va bene, cioè l'importante è che sia un PC o un notebook. E poi una componente web per la reportistica. Allora, io con la componente desktop gestisco i dati delle partenze e dei due fini. Trasmetto i dati alla regione, i dati statistici, e ottengo da Sport completo il file per la polizia di Stato. Mi collego al GDM e lo carico. Il giorno si risolve il GDM, ma devo sempre farlo io struttura GDM, non lo può fare il sistema. Perché la legge vieta? Quindi la legge vieta comunque collegamento diretto tra un software e Linux, non è solo il nostro, ma in generale è all'oggetto web. È necessario che ci sia l'intervento manuale della struttura ricettiva. Allora, queste sono le domande che arrivano a noi. È vero che nel momento in cui io inserisco i dati in uno spot completo, metto il nome e il cognome del mio ospite? Ma metto non il cognome esclusivamente perché mi servono per la polizia di Stato, mi servono per proteggere il file della polizia di Stato. Questi dati però non vengono trasmessi alla, diciamo, alla database regionale per quanto riguarda i dati statistici. Quindi voi immaginate che io faccio questo unico inserimento, metto tutti questi dati in una scatola, poi da qui escono due flussi. Uno che va verso la polizia con i dati reali, con i dati nominativi, e l'altro invece con i dati anonimi. Quindi i dati delle persone, anche la data di nascita, voi inserite la data di nascita, nel flusso che va verso la regione, la data di nascita viene trasformata in fascia di età. Questo perché? Perché se il turista è in un comune piccolo e io ho detto che è un uomo di età 19 anni, c'è il rischio, assurdo, però c'è il rischio che si possa risalire alla sua identità. Quindi noi trasformiamo anche la data di nascita in fascia di età, proprio per la privacy, per essere perfettamente conformi alla legge. Quindi tranquilli che ciò che voi inserite nel vostro PC rimane nel vostro PC o nel file che va alla polizia, ma non viene trasmesso alla regione. Come pure, altra cosa importante, che Spot non si sostituisce alla polizia di Stato. All'inizio purtroppo c'è stato questo equivoco, alcuni pensavano che usando Spot automaticamente i dati e magia arrivavano alla polizia di Stato. No, voi avete fatto un inserimento di dati, giusto, ma poi dovete schiacciare il tastino che vi farò vedere, genera file con l'ABS, quindi ottenere il file e poi con le date dell'oggetto di web e trasferirlo. Ma dovete farlo sempre voi. Mi serve di tutti, abbiamo messo una serie di altre, quindi adesso penso che ormai sia chiara questa cosa. Questo è il tastino che vi dico, quindi a fronte di ogni nominativo c'è il tasto genera file PS e il sistema vi avvisa, attenzione, l'archivio elettronico dell'arrivo selezionato è salvato nella cartella, quindi vi dice dov'è, quindi voi poi se andate a mangiare web e fate la prodotta, e poi si dice anche, vi ricordo che questo i gestori sono tenuti a cancellare questo file dopo che avete ricevuto la ricevuta dal sito della PS. Così come prima si faceva la schedina, si faceva firmare la schedina, poi quando il cliente andava via, la schedina si strappava, adesso si cancella il file. Perché comunque in quel file ci sono i dati. Se un hacker si impossessa del vostro file system, quei dati vengono poi presi. Quindi è necessario cancellare questo file. Dopodiché l'unica cosa che noi possiamo fare è dire se clicchi su OK ti apro la finestra dell'agente web, ma voi dovete entrare con le vostre credenziali. C'è ancora la scheda loggiata, quella di cui parlava la signora, quindi noi comunque radiamo questa possibilità, ma da usare solo in quei casi in cui internet funziona. Allora, se voi dimostrate alla polizia che internet non funzionava, tutta la città in quel momento non aveva la possibilità di collegarsi a internet, allora voi stampate la schedina e gli affari se la mandate alla questura. Però da usare solo in questi casi. Invece è importante la privacy, quello che dicevo prima. Quindi sempre tra le stampe avete la possibilità di stampare una piccola ricevuta per la privacy, per il consenso della privacy. E quindi lo fatto. Se un utente, non un turista, non vi dà il consenso, voi dovete usare pure il posto del sistema sport nella grafica ed eliminare il cliente. Dopo che è partito, ovviamente,
Quindi quando il cliente se ne è andato dalla vostra struttura, se non gli ha firmato il consenso alla privacy, entrate nell'anagrafica e lo eliminate. Così state tranquilli che state rispettando perfettamente.